E dunque questo è lo scenario, lo avete visto, qualche temerario c'è in giro. Intanto parliamo della macchina dell'emergenza che è stata attivata in città Campobasso ma anche in provincia. Allora abbiamo al telefono il sindaco Antonio Battista che è anche presidente della provincia di Campobasso e a lui chiediamo, abbiamo sentito, ci sono i disagi a Campobasso città e ci sono anche soprattutto i disagi lungo le arterie, lungo le strade, nei comuni della provincia di Campobasso, alcuni sono isolati. Che cosa si sta facendo, sindaco? Innanzitutto buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a Telemolise. Niente, abbiamo attivato tutti i mezzi, anche sul Campobasso stiamo provvedendo a risolvere le situazioni le più di grande emergenza. Attualmente stiamo andando presso il canile comunale con una turbina e altri mezzi proprio per renderlo raggiungibile e quindi soccorrere e alimentare i cani. Sulla provincia ci sono ancora diversi comuni non raggiungibili. Contiamo che nella serata di oggi si possano risolvere tutte le situazioni. Ecco, sindaco, ci può dire quali sono i comuni della provincia che sono isolati e quali sono le strade al momento interdette oppure chiuse alla circolazione in provincia? Seguito con un puntuale comunicato stampa per dettagliare le condizioni, perché ci sono dei comuni che a fasi alterne sono raggiungibili, invece le bufere di vento bloccano le strade. Quindi nelle prossime ore, anche in accordo con la prefettura, daremo luogo puntualmente a spiegare e a informare circa le condizioni dei comuni della provincia. Campitello Matese, qual è la situazione nella zona, insomma, dell'altissima montagna? Al Campitello Matese abbiamo dovuto chiudere a più riprese la strada perché la parte alta non era raggiungibile a causa della scarsa visibilità e delle bufere che erano in atto. Quindi a fasi alterne abbiamo aperto e chiuso le strade. In queste ore, veramente ancora per pochissime ore, sconsigliamo di mettersi in movimento perché potrebbero esserci rischi per la circolazione, ma anche per l'incolumità delle persone. Ecco, un argomento che interessa la cittadinanza ma tutta la provincia. Le scuole, sindaco, le scuole di Campobasso, quelle di competenza del comune ma anche quelle di competenza della provincia. Abbiamo detto che le lezioni sono sospese lunedì, lei ce lo conferma? Nelle prossime ore darò conferma ufficiale per la sospensione delle lezioni, ma lo può dare per scontato, chiuderemo le scuole della città di Campobasso. Ecco, c'è, che lei sappia, siccome lei si incontra, fa degli incontri in prefettura con le forze, con il prefetto, c'è la possibilità che ci possa essere un'ordinanza di chiusura totale anche da parte della prefettura, addirittura della regione delle scuole in provincia? Beh, questo è un provvedimento che compete alla provincia, che compete, scusi, al prefetto, e quindi le prossime ore, valutando tutte le condizioni sul territorio, eventualmente la prefettura, che è molto operativa, prenderà le decisioni.